salvaguardino la salute dei cittadini della Piana. Questo è fondamentale. In un territorio in cui di sanità... A difendere questo territorio, la Piana di Gioia Tauro, i cittadini di Gioia Tauro, ottenere il risultato. Al di là delle logiche di appartenenza politica, qui vedo... Ho sempre detto anche su altre battaglie importanti, quali per esempio quella sulla sanità, bisogna essere dalla regione che questo impianto non venga raddoppiato. Anzi, io spero che... ...incontrarvi come anche io avevo chiesto giorni fa, su queste basi, sul fatto che di raddoppio non si deve... ...anche quelle sanitarie legate purtroppo spesso a malattie che... Saremo uniti e qui questo richiamo all'unità riguarda anche gli assenti, tutti quelli che non ci sono stamattina, che hanno avuto impegni diversi, senza se e senza ma. Mi riferisco ai consiglieri regionali, mi riferisco a chi è stato eletto promettendo oggi l'interesse dei cittadini, permettere un raddoppio oppure lavorare. Amalia, Bruni, quanto... questi insediamenti si hanno chiuso. Noi non siamo quelli che debbono dire sempre no, perché se diciamo no è perché ci vogliono unità e nello spirito delle direttive dell'Unione Europea che chiedono anzitutto di potenziare la sanità, perché soltanto nella sanità ci sono ben 5.000 posti vacanti negli organici degli ospedali. Noi vogliamo che la diga su... Oggi vanno fatti ai sindaci che hanno deciso di... Aldo Vannadette anche rispetto a quello che è il percorso che stiamo portando avanti insieme ai sindaci. Per noi era fondamentale intraprendere con il ministro dalle interlocuzioni le condizioni per impugnarla se questa legge non verrà rivista. Dirigente che decide rispetto a quello che noi abbiamo già deciso di voler... scelta diversa, che è quella di fare... A quelli che giocano a calcio li consegniamo, a quelli che comprano... Calabria. Ci sono dei consiglieri regionali che devono fare questo per la... e fare questo lavoro per mestiere. Questi consiglieri regionali... Mi auguro delle possibili soluzioni di riapertura di un dialogo che doveva essere fatto precedentemente. Prende il caffè con voi. Io non so se sono quelli che hanno le squadre di calcio o che fanno altro, né me ne può fregare. Quello che noi stiamo dicendo è che loro vogliono consegnare questi impianti a delle persone che per uso privatistico ne vogliono fare un utilizzo, e noi stiamo dicendo che invece questo utilizzo deve essere passato direttamente a un servizio pubblico. Che venga riaperta una discussione. Noi dobbiamo chiedere... tanti associazioni ambientaliste in piazza per dire no al raddoppio, una posizione chiara che stava emergendo a tutto il territorio. Ma Reggio Calabria ha risposto presente al grido d'allarme lanciato dal sindaco di Gioia Tauro e comunque dai sindaci della Piana. Sin dal primo momento siamo stati contro il raddoppio del termovalorizzatore, se così si può chiamare, perché in realtà lo chiamerei bruciatore, cosa che è già stata manifestata alle massime autorità regionali, in primis al governatore Occhiuto. Abbiamo detto che siamo contrari al raddoppio del bruciatore perché in sostanza la nuova legge, all'interno della nuova legge, questa nuova proposta del raddoppio va in controtendenza a quello che è stato negli ultimi anni il sacrificio che sta facendo la provincia di Reggio Calabria. Ci è stato detto in tutte le salse, lo stiamo facendo con enormi sacrifici, di raggiungere la percentuale di differenziata prevista dalla legge, che è il 65%. E allora se questo è, non si capisce la motivazione per la quale noi dovremmo raddoppiare il termovalorizzatore per bruciare tutto l'indifferenziato. La realtà e la verità è che bisogna incentivare la raccolta differenziata in maniera tale da ridurre al massimo il bruciare i rifiuti indifferenziati e produrli soprattutto, anche perché questo poi determina ulteriori discariche da creare dove conferire il rifiuto non valorizzabile nei termovalorizzatori e gli scarti della bruciatura, le ceneri. Quindi va in controtendenza contro tutto il mondo. Quindi se anche stavolta la Calabria o la provincia di Reggio Calabria si deve distinguere per andare in controtendenza
al mondo intero, ovviamente Reggio Calabria, ma come ha visto quasi tutti i comuni della provincia non possono che dire che sono contrari. Cittadini, per dire no al raddoppio del termovalorizzatore, come può procedere il dialogo con il governo? Ma intanto c'è qualche aggiornamento che avete letto sicuramente un po' quelle che sono le azioni che abbiamo messo in campo anche rispetto all'ultima iniziativa che abbiamo fatto. C'è un'interlocuzione attiva in questo momento col Ministero, al quale ovviamente ho inviato, come vi avevo già preannunciato, tutta quella che era la documentazione secondo noi non adeguata rispetto alla possibile impugnativa della legge regionale, che ovviamente non può fare per una questione di natura costituzionale la città metropolitana, ma che può fare solo un organo di governo superiore e quindi il Ministero. E siamo stati contattati dal governatore qualche giorno fa per una riunione finalmente formale per martedì prossimo, quindi pare che si sia ripreso, diciamo, quello che voleva essere un percorso virtuoso di dialogo, proprio per andare a decidere insieme su quello che era il futuro di questo territorio, ma non solo, del problema che riguarda un po' tutta la nostra regione. Quindi io mi auguro che da martedì, da quella riunione, possano nascere, diciamo, delle interlocuzioni serie e che possano in un certo senso anche rivedere delle posizioni che sono state assunte in seno in Consiglio regionale. Mi dispiace rilevare anche oggi l'assenza dei consiglieri regionali del nostro territorio. Non credo che sia, ripeto ancora, io faccio questo invito alle istituzioni, non bisogna dividersi su dei temi così importanti. Io avrei avuto piacere di potermi confrontare, anche eventualmente mitigare alcune posizioni nostre, però se non c'è un confronto non ci può essere neanche la possibilità di poterci incontrare. Sindaco, in 20 secondi, la controproposta del territorio contro il raddoppio. Ma non si tratta di una controproposta, noi l'abbiamo sempre detto nel nostro piano d'ambito che abbiamo approvato e nelle linee guida che la città metropolitana ha messo, diciamo, in campo. Noi intanto questo non è un termovalorizzatore, ma si tratta di un inceneritore. Abbiamo detto anche qui in maniera molto chiara e netta che questo è un impianto che va ammodernato, va messo in sicurezza. Siamo altresì convinti che una linea possa tranquillamente essere di aiuto al nostro territorio metropolitano. Non possiamo pensare ovviamente che questo diventi una discarica, per così come l'abbiamo già detto a più voce, per tutta la regione Calabria, perché quello significherebbe raddoppiare, forse anche di più, quella che era la portata appunto di questo inceneritore. Questo lo abbiamo detto, non ci nascondiamo, qualcuno ha cercato di tirarci in ballo da questo punto, non basta, perché è chiaro che va fatto anche un lavoro sulle discariche di prossimità che stiamo facendo, e di questo permettetemi di ringraziare il consigliere Fuda che sta facendo un grande lavoro su questo. Però come le abbiamo individuate noi, i centri di discarica li devono individuare anche gli altri territori, non può essere solo il territorio metropolitano a farsi carico ovviamente di tutta l'intera regione Calabria.